Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gastube Drums. Nel video di oggi, come potete vedere alle mie spalle, ce l'ho fatta a portarvi il top di gamma sulle batterie elettroniche di Yamaha, perché qualche settimana fa, più o meno un mese e mezzo fa forse, ho provato la Yamaha DTX 8KM, la batteria elettronica di Yamaha con le pelli mesh eccetera eccetera. Ho detto: se riesco vi porto la 10, perché la 10 è proprio il top di gamma, e ce l'ho fatta. Quindi innanzitutto grazie mille Yamaha per avermi mandato questa batteria. Oggi voglio fare un video abbastanza pratico in cui suono tanto, vado a suonare un po' di brani soprattutto per vedere come si comporta questa batteria elettronica sulle canzoni e quindi vari generi eccetera eccetera, e poi voglio spiegarvi un po' come funziona principalmente il modulo, perché il modulo è proprio il cuore pulsante di questa batteria, e soprattutto la differenza tra la 8 e la 10 per quanto riguarda il modulo c'è, devo dire. Quindi voglio un po' farvi capire un po' di differenze tra una e l'altra, voglio spiegarvi bene come funziona tutto, e quindi io direi di partire direttamente. Vi chiedo solamente un like se vi piace questa tipologia di video per supportarla, e per supportare tutto il canale vi chiederei di iscrivervi, tanto ci mettete un secondo, non vi costa nulla, ma per me è molto importante perché mi aiuta a fare contenuti sempre più di qualità e sempre migliori, che vuol dire la stessa cosa, ma non fa niente. Andate anche sul mio sito Gastube Drums, trovate tutto questo in descrizione, e adesso mando la sigla e ci spostiamo alla batteria. Eccoci qua alla batteria, l'avete già un po' sentita eccetera, sì, questo assolutamente, perché vi ho già suonato un pezzo. Questa è la, vi ricordo, la Yamaha DTX 10KX, dove X sta per la tipologia di pelli che ha questa batteria. Esistono due tipologie, KX o KM, dove KM sta per pelli mesh, KX sta invece per pelli TCS, cioè queste pelli qua che sono le Textured Cellular Silicone Head, cioè delle pelli in silicone un po' diverse dalle mesh, perché sono delle pelli meno reali, diciamo, delle mesh, anche se comunque devo dire che la sensibilità non è niente male, infatti mi viene da stoppare la pelle. Vabbè, la batteria è composta da rullante tom 1, tom 2, timpano, 4 piatti, quindi Charleston, Crash 1, Crash 2, Ride. Devo dire che come composizione è una batteria standard, non troppo piccola, come ogni tanto sono le batterie elettroniche. Mi sono trovato molto bene, devo dire, a suonarla. Questo Crash, volendo, poteva essere un po' più grande, magari uguale a questo, ma proprio giusto per fare i pignoli, per trovare sempre qualcosa che non va a tutto. In generale, comunque, mi sono trovato molto bene, e devo dire, questione hardware, pazzesco. Sono abbastanza tranquillo a dire che è uno degli hardware per batterie elettroniche più robusti che ci siano, abbastanza pesantino, devo dire, però il più massiccio. Con questo la batteria veramente non si muove per niente. Il cuore pulsante però di questa batteria, che cos'è? Il cuore pulsante è il modulo. Come potete vedere, questo è un modulo completamente diverso dalla DTX 8, quella che ho provato qualche settimana fa, perché quello era il modulo DTX Pro, questo è il modulo DTX Pro X, completamente diverso, devo dire. Oggi vado a raccontarvelo un po', a spiegarvi un po' di cose che può fare, perché
è di una semplicità estrema e qui sopra abbiamo tutto quello che possiamo fare, quindi lo possiamo fare tranquillamente live, eccetera, eccetera, eccetera. Ma adesso vi spiego tutto. Come potete vedere, di base abbiamo due parti. Una è questa parte qua sopra, l'altra è questa parte qua sotto. Andiamo inizialmente a parlare di quella sopra. Quella sotto poi ci sono un pochettino di cose da dire che vi dirò più avanti, perché lì proprio andiamo a aprire tutto il cervello del modulo. Quindi la parte sopra di base ha, allora, qui abbiamo i tre pommelli che avevamo già nella DTX 8, dove abbiamo ambiente, compressione ed effetto. Ambiente è il riverbero. Poi compressione, se vogliamo avere un suono un po' più secco, questo è compresso. Questo non è compresso. Vedete che quando c'è la compressione sembra subito metallarissimo, però ovviamente si può decidere quanta compressione inserire. E poi l'effetto, ce ne sono varie tipologie di effetto, dai gate ai delay, ad altre compressioni, eccetera. Qui c'è un semplice presence. Se vado a toglierlo, va un po' era un'altra compressione, questa qua. Di qua abbiamo tutta la parte del menu in cui possiamo andare a gestire tutto quanto. Qui abbiamo il click che possiamo far partire con questo pulsante e poi andarci a gestire la velocità come vogliamo. Mentre da questa parte, magari togliendo il click, abbiamo questo pommello qua, questa manopola qua, manopola forse un po' più bello, che ci permette di andare a gestire varie cose. Qui abbiamo i vari kit, quindi ad esempio in questo caso sono sul kit 13 2 and 4, ma ce ne sono veramente tantissimi, dai più normali a quelli un po' più strani. Adesso cosa? Ah, ho sbagliato pomello, eccolo qua. A quelli un po' più strani, tipo distorted. Molto carino questo qua. Poi ovviamente possiamo andare finché vogliamo nella stranezza, ad esempio. Ci sono varie cose, ovviamente tutti i set sono poi customizzabili, quindi potete prendere un suono di un set, un suono di un altro, un suono di un altro, metterli insieme. Andando avanti abbiamo tutta la questione del click, che possiamo gestire come vogliamo, quindi possiamo, facendolo partire, avere un click normale come in questo caso, ma poi possiamo, ad esempio, vi faccio vedere, modificare il volume e avere per prima cosa l'accento sull'1, se vogliamo, aumentiamolo un po' magari. Poi possiamo andare a decidere i volumi, ad esempio degli ottavi, dei sedicesimi se vogliamo, eccoli qua, oppure possiamo andare a togliere e mettere le terzine, oppure andare a aumentare il volume del counter. Quindi possiamo veramente decidere cosa vogliamo col click, molto molto comodo. Nella parte più avanti abbiamo la questione trigger, quindi possiamo andare a decidere come modificare il trigger, le curve, tutto quanto, il trigger, eccetera eccetera.
e nella parte dopo, che secondo me è una parte super 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 interessante, possiamo andare a parlare di live set e di registrazioni, perché vanno abbastanza di pari passo. Io posso prendere la mia chiavetta, che ce l'ho qua, la chiavetta con l'adattatore, andare a infilarla all'interno della mia porta USB e adesso mi giro un attimo di là, tanto avete la camera direttamente sul modulo e non mi vedete, quindi mi giro un attimo di là per parlarvi di questa cosa. E nel momento in cui noi andiamo su User Live possiamo fare Setting, andare ad esempio qui, ne avevo già fatta una, togliamola un attimo, schiacciamo Edit. E qui di base come funziona? Allora, live setting serve per tutta la gestione dei live, ma anche per tutta la gestione delle canzoni da inserire all'interno di questa playlist, diciamo. Quindi noi possiamo andarci a fare delle vere e proprie playlist in cui impostiamo o solo il metronomo o delle basi su metronomo, così le abbiamo già tutte dentro, tutte impostate con il tempo giusto, eccetera eccetera. Proviamo a impostarne una. Allora, per prima cosa ci chiede un nome, quindi andiamo a dare un nome che si chiamerà Z. Ok, Z, bellissimo questo nome del pezzo. Poi ci chiede, allora, kit, quale kit vuoi utilizzare? Io ad esempio voglio utilizzare il primo, Absolute Maple, quello normale. Il click quant'è? Il click è a 118, quindi io vado a dirgli che il click è a 118, poi capiamo bene il perché. Pre-count, voglio due battute di pre-count prima, count off niente. E qui ci va a chiedere qual è il brano, io ce l'ho sulla chiavetta, il brano si chiama Other Intention. Poi mi chiede se voglio il sync tra il mio file e il click che gli ho appena dato e gli dico on, offset time se per caso voglio spostare un po' il click, eccetera eccetera eccetera. Nel momento in cui io vado a cliccare play, che cosa succede? 1 2 3 4 2 2 3 4 Come avete visto, questo è un pezzo che tra l'altro probabilmente sentirete dopo, ma vabbè, come avete visto, io sul mio brano non ho il click, e senza click gli ho detto di mettermi il click, di sincronizzarlo, e in questo modo io posso andare a far partire il click con due counter fuori, quindi ti, e poi andarmi a suonare il mio brano col click perfettamente sincronizzato. Questa è una cosa super comoda, si possono impostare. Ci sono 10 set e ogni set ha 20 canzoni all'interno, così se volete impostarvi più canzoni o se avete più gruppi in cui dovete impostare le canzoni, potete impostare per ogni canzone il set da utilizzare, il kit da utilizzare, la canzone, il click e tutto, quindi veramente super comodo. E oltre questo, se noi poi andiamo su Recorder, cioè questa parte qua, noi possiamo andare anche qua a decidere tutto e registrare. Andiamo e poi, se vogliamo, mettiamo il click. Magari lo mettiamo giusto, che non sarebbe male. E qua registriamo proprio il brano e ce lo suoniamo e poi ce lo possiamo salvare tranquillamente. Quindi super super comoda come cosa per potersi registrare senza dover avere una scheda audio, per potersi registrare direttamente qua sopra, basta una chiavetta, gli mettiamo il pezzo, poi prendiamo il pezzo registrato e siamo a posto. Abbiamo la nostra batteria gestita come vogliamo, con i suoni che vogliamo, con già il pezzo sopra. Soprattutto anche se volete fare delle drum cover, eccetera, raga, è perfetto.
passiamo adesso alla parte sotto del mixer, cioè tutta questa parte qua. Come potete vedere ci sono delle manopole, tante manopole, dei fader che sono questi qua. Quindi cosa possiamo fare con questa DTX 10KX? Allora, in pratica qui abbiamo un pommello, una manopola principale che va a modificarci tutte queste. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io vado a leggere mixer, instrument, tuning, muffle, FX e custom, quando io clicco su mixer vado a gestire la mia i volumi. Quindi se io sono su mixer, se lampeggia questa cosa, cioè lampeggia, se è acceso mixer, io vado a decidere i volumi di kick, snare, tom, hi-hat, crash, eccetera. E lì vado a decidere live. Se io vado giù e vado su instrument, con queste manopole vado a modificare il suono di quello che sto modificando con la manopola, ad esempio tom. Quindi io li posso sentire a velocità pazzesca. Finché trovo il mio, lo faccio per tutti, anche per il rullante. E poi nel momento in cui li ho trovati tutti, girando le varie manopoline, ci metto un secondo, faccio salva e ho fatto il mio kit. Questa è una roba veramente che ti salva la vita e ti velocizza la vita, soprattutto in una maniera pazzesca. Tuning, posso andare a, sempre con le mie manopoline di fianco, posso andare a aumentare o diminuire il pitch di ogni pezzo della batteria, tipo del timpano, quindi vado su tom. Torniamo a zero perché sinceramente mi piaceva. Anzi, lasciamolo un filo più basso. Ah, questo ha tenuto il suono di prima, quindi vado su instrument. E ritrovo il mio suono. Quindi andando avanti dopo tuning, muffle. Quindi possiamo andare a mettere dei pezzi di gaffa sui nostri tamburi oppure diminuire, mettere dei pezzi di gaffa nel senso delle gelatine come il muffling e questa cosa qua, oppure andare a diminuire la release, cioè quanto va avanti il suono dei piatti. Quindi se lo faccio ad esempio sul rullante, sentite che si stoppano molto. Se vado sul ride e voglio diminuire la mia release del piatto, vado sul pomellino del ride, sulla manopola del ride. Così sono al minimo, al massimo è così. Sentite che va molto più avanti il suono, quindi anche questa cosa super comoda. Poi andando avanti con questa manopolina qua vado ad aumentare l'effetto del pezzo che voglio, perché l'effetto ce l'ho anche qua, ma questo è un effetto per tutto il kit, l'altro è un effetto che posso decidere anche qua quale dare e posso decidere poi su quale pezzo della batteria darlo quell'effetto, magari un po' di più sulla cassa, un po' di più sul rullante, niente sul Charleston, niente sul ride, eccetera eccetera eccetera. Quindi super super customizzabile. Andando avanti poi abbiamo anche l'effetto 2, perché allora noi abbiamo un effetto principale da dare su tutta la batteria con questa manopola qua. Poi abbiamo un effetto numero 1 e un effetto numero 2 che possiamo decidere ogni effetto dove andarlo a inserire. Quindi possiamo mettere ad esempio effetto 1 su cassa e rullante, effetto 2 sui tom, che potrebbero essere due effetti diversi, ad esempio un gate su rullante e cassa e un delay, boh, a caso, sul tom. Quindi è una roba che possiamo gestire completamente come vogliamo, possiamo fare una marea di cose. E andando avanti poi in realtà ce ne sono tante 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 altre di possibilità, cioè
sempre girando questa manopola, che sono quelle custom, come si può vedere qua, in cui noi possiamo andare a gestire sempre con le nostre manopoline dedicate a ogni pezzo della batteria, possiamo gestire l'attacco di ogni pezzo della batteria, la release, possiamo gestire l'equalizzazione, possiamo veramente fare tantissime cose. Quindi mi piace, devo dire, forse è uno dei moduli che più mi piace, perché ha tanta roba sopra, ha veramente tanta roba che si può fare sopra, ma non è difficile, è molto semplice. Già il DTX 8, no scusate, quella è la batteria, il modulo DTX Pro era molto bello, molto intuitivo e potevi fare tante cose, ma questo qua è un'altra roba, raga. Mi sono dimenticato solo di dirvi questa parte va, questi fader si chiamano, che vanno a aumentare o diminuire ad esempio il volume delle cuffie, il volume dell'output, il click. 1, 2, 3, 4, 3. Devo dire che volume ne ha un bel po'. L'audio che abbiamo, magari sospengo, l'audio che abbiamo delle basi e poi l'aux in, perché ovviamente noi possiamo anche tranquillamente attaccare un cellulare, un iPad, quello che vogliamo, con un cavo e sentire la musica e registrare la musica anche direttamente dall'iPad. Quindi possiamo fare assolutamente quello che vogliamo. Vi ricordo che questa batteria è perfettamente compatibile anche con le app di Yamaha, che vi lascio qui sotto, in cui potete andare anche a gestire qualcosa dall'app, e tra l'altro ci sono anche un bel po' di basi sulle app che potete suonare direttamente, registrare, mettergli click, togliere il click, fare quello che volete. Quindi direi che più o meno vi ho detto tutto, in realtà non vi ho detto tutto, perché le cose che fa questo modulo e che può fare insieme alla batteria sono veramente infinite, quindi avrei bisogno di una settimana di video da 24 ore ovviamente per spiegarvi tutto quanto. Quindi ho cercato di riassumervi, che parola difficile, le cose che più mi sono saltate all'occhio, le cose secondo me più importanti e più intuitive di questa batteria. Ovviamente questa può uscire sia in stereo sia con tutti i canali separati, ovviamente all'entrata USB, all'entrata aux in, all'entrata cuffie, sia jack grande sia jack piccolo, quindi è veramente completamente accessoriata. Posso dire una delle batterie migliori secondo me elettroniche che ci siano in circolazione è ovviamente il top di gamma di Yamaha, ma ragazzi qui siamo a un livello veramente alto, ma in generale come batterie elettroniche il livello è veramente alto. Quindi ragazzi, che dire, cioè questa batteria è veramente una bomba. Ovviamente stiamo parlando di livello alto, quindi anche per quanto riguarda il prezzo siamo a dei prezzi abbastanza sostanziosi, però devo dire che ci portiamo a casa una batteria che sinceramente suona di brutto, e sentita sui brani comunque io farei fatica in tanti punti a capire che è un'elettronica, perché la risposta, le varie dinamiche eccetera secondo me sono veramente buone. Poi con questo modulo qua possiamo veramente andare a spaziare e creare qualsiasi effetto terrestre ed extraterrestre, quindi complimenti Yamaha per questo prodotto veramente molto interessante, grazie a Yamaha per avermelo mandato in prova quest'oggi. E quindi basta, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa vorreste vedere di altro, se vorreste vedere anche altri video su questa batteria, se avete delle altre cose che magari non vi ho detto, perché
ovviamente vi ho, come vi ho detto nel video, vi ho detto le cose principali perché altrimenti saremmo stati qui una settimana. Basta così, ragazzi, perché il video è già durato abbastanza, devo dire. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Ciao!